Sentieri dell'anima. Il falco grillaio. Ero poco più di un ragazzino, facevo le scuole elementari al Sacro Cuore. Innamorato. Era il primo amore. Ero innamorato della mia compagna di banco, Maria. Una ragazzina con i capelli neri a caschetto, una bella brunettina con gli occhi neri. Seria, dolce, non mi degnava di uno sguardo. Ed io non sapevo cosa fosse l'amore, ma ero innamorato, ma mi piaceva tanto, era tanto dolce. Di quell'amore platonico che solo i bimbi riescono a provare, o forse i poeti. Io abitavo a Piazza San Giovanni, poco distante dalle scuole elementari, dal Sacro Cuore, dove frequentavo, come tutti i bimbi di una certa classe sociale. Però questa Maria non abitava da quelle parti, abitava molto, molto, molto più lontano. Io in genere giocavo a Piazza San Giovanni, in quella piazzetta antistante la chiesa di San Giovanni, una chiesa molto antica, una chiesa risalente, credo, ai monaci templari. E infatti, sulla sinistra della chiesa esisteva l'ex convento, poi adibito a carceri mandamentali. Ma questa è un'altra storia. In quel periodo facevano i nidi i falchi grillai, e molte volte dal nido, provando a volare, cadevano i falchetti e non riuscivano più a volare e stavano lì per terra. Noi nel nostro dialetto, nella nostra lingua materana, li chiamavamo gli striscini. Poco curioso, non è, sono un po' onomatopeico dal verso stridulo che facevano questi falchi grillai quando volavano in alto nel cielo. Io, come tutti gli altri bambini, prendevamo questi falchetti, li curavamo, gli davamo da mangiare della carne, dei pezzetti, e immaginavamo di essere dei cavalieri con il falcone da caccia. Lo portavamo sulla mano, cercavamo di addomesticarlo, ma cosa per sapoco impossibile. Il falchetto stava lì fin quando non imparava a volare. Accettava il nostro cibo tranquillamente perché doveva nutrirsi. E io giocavo con questo falchetto, facevo il cavaliero antico in mezzo agli altri bimbi giù nella piazza. A un certo punto, quel pomeriggio, vedo arrivare Maria. Era venuta a trovarmi. Ma era una bella distanza da casa sua. E io con il facchetto bello impettito da cavaliere antico la saluto. Maria, che sei venuta a fare qui? E Maria, sono venuta a trovarti. Che gioia immensa era venuta a trovarmi. Il mio amore di bambina era venuta a trovarmi. A un certo punto un adulto mi rubò il facchetto. Io irato
armato di una forza che non avrei mai supposto. Gli corsi addosso, però inciampai, caddi, lo afferrai per le gambe. Lui poteva avere un 15-16 anni e io ne avevo solo 7. Cadde a faccia giù, si fece male e mi restituì il facchetto. La bimba mi guardò e mi disse: "Non ti credevo così violento." E se ne andò. E così finì il mio amore. È una storia che mi ha insegnato tante cose, sin da bambino. Bisogna essere sempre se stessi, mai cercare di essere altri che quelli che non si è. Non ero un cavaliere antico, non avevo un falcone da caccia, avevo soltanto un animaletto che curavo. Non potendolo restituire al nido, lo curavo io. Non avrei dovuto reagire in quella maniera, perché quella ragazzina era venuta a trovarmi per la mia timidezza, non per il mio coraggio. Cosa dire? Cosa dire, Angela? È un'altra delle mie storie. Ciao, Angela.